Accomodatevi. Poi devono prendere dei CD in macchina. No, accomodatevi. Ho iniziato la nostra diretta. Ti chiede di portarmi, potete stare lì. Se prendo i CD ce l'avete. Possiamo chiudere qua, tanto proprio tempo della diretta. Buongiorno, mi sto approfittando per fare una piccola colazione a volo, leggera. Siamo alle ultime battute, questa è una doppia panna con hai visto qualche cosa? Con fragola, questa è la tecnica, la zuppatina qua, la miscelina. Poi stavolta ho preferito così, in genere quella classica è col caffè. Allora, abbiamo iniziato noi già il nostro tour dei cimiteri e nel frattempo così diamo un'occhiata a quello che succede nel mondo, no? Una notizia incredibile, magnifica. Questa è calda, hanno sfornato in questo momento, eh? E ho mangiato la coppola, io comincio sempre dalla coppola, ecco perché voglio sempre le brioche con la coppola, perché così, sempre da bambino sono rimasto anche in questo fanciullino e stavo perdendo uno dei miei braccialetti e comincio sempre dalla coppola e l'impatto della brioche calda, la coppola caldissima con la panna è qualcosa di magnifico. Allora, la notizia di ieri, io ho letto oggi ovviamente anche perché tempo di seguire il buon Musumeci non ce l'ho, anche perché è inutile, una volta dice una cosa, una volta un'altra, un po' cambia idea, ma comunque il suo personaggio è questo, tutti possono cambiare idea, per carità, l'importante è che comunque ognuno faccia il proprio dovere. Certo, vedere che lui si ricandida e che il 20 mi pare di novembre ha detto, se non ricordo male, scritto oggi sui giornali, ufficializza a Catania, proprio a Catania, apre la sua campagna elettorale, è qualche cosa di tremendo. Cioè, intanto mi sembra di cattivo gusto aprire la campagna elettorale a Catania, città martoriata, dove le responsabilità della politica sono tante, e io per ora sono stato zitto, ma di Catania ne dovremo parlare, no? Enzo Lanzafame, sindaco sempre a gratis, non lo so, chiederò, io chiedo sempre se vogliono essere pagati, se mi vogliono mangiare una granita, che c'è? Mi dispiace per te, e basta, è quello che ti dica, no? Voglio sentire un po' che mi omaggio nella granita pure, quando qualche leone da tastiera, beh, ritorniamo a noi. Poi dice occhio non vede cuore non dole, no? Dice cose che fanno ammucciata a muccione, così non vede nessuno e non critica nessuno e non suscita invidia. Ma che vita è? Perché io mi devo privare di mangiarmi una granita con voi in diretta e di ringraziare se me la omaggiano perché c'è qualche invidioso di un pizzo. Ma per favore, ma proprio per cortesia, se per questo. Tanto me ne prego. Il famoso occhio non vede cuore non dole. Va, lasciamo stare. Andiamo a noi. Quindi proprio Catania, dove se non stare purtroppo che è stata flagellata, ahimè, dalle intemperie atmosferiche, e qui nessuno ovviamente c'entra. Certo, vedere un territorio dove si doveva realizzare un canale di gronda, 50 milioni di euro ferme, il canale di gronda non si è realizzato, e quello che si è generato purtroppo è l'effetto del mancato coinvolgimento delle acque meteorologiche, sapete, c'è
da sto punto di vista, con 50 milioni di euro fermi, non so, da 10 anni, obiettivamente c'è da far pensare appunto al ruolo della politica, sia locale, regionale, nazionale. Qui poi si accerterà il tutto. Una città dove ieri ho sentito il mio collega sindaco pugliese, il quale deve dichiarare lo stato di emergenza per la raccolta dei rifiuti. Scusatemi, ma perché Catania in ginocchio e Messina no? Per i rifiuti. Non lo volete spiegare? Voi direte, perché a Catania c'è un sindaco di nome Pogliese, a Catania c'è un sindaco, e a Messina c'è un sindaco di nome De Luca? No, troppo semplice questa risposta. E siccome comunque, al di là delle sue scelte politiche, con Salvo Pogliese c'è stato sempre un rapporto onesto, allora io non voglio dire e non posso accettare una risposta del genere. Ma è ovvio che il sindaco però di Catania dovrebbe essere più onesto con i suoi cittadini e dire che il fallimento della raccolta differenziata e quindi anche del sistema dei rifiuti in tanto parte a causa di Musumeci, perché in questi 4 anni non ha fatto nulla, zero. Non ha speso 60 milioni di euro per le infrastrutture, è stato commissario 1 anno e mezzo e non ha fatto niente. Salvo Pogliese rischia di essere travolto da una difesa dell'indifendibile solo perché politicamente, ovviamente, Salvo, dico questo, vuole fare il servo sciocco di Musumeci perché c'ha in giunta un suo uomo, quello del Diabolic. Del Diabolic, lo confonde Diabolic con il principe di Machiavelli, eccetera, eccetera. Si parla di Mario Messina, appunto. Tutto qui. Quello lì è appunto amico, rappresentante, la stessa persona di Salvo Pogliese. Quindi Salvo Pogliese ovviamente con Musumeci dava stare con due dettare a scappa, non si prende anche le colpe o responsabilità che non ha, sì, che non ha, proprio perché se no Maglio Messina rischia di rimanere disoccupato, no? Lo butta fuori. Non può dire certe cose. E allora andiamo anche qui nella riflessione conclusiva. Musumeci ha collazionato il fallimento in tutto. Una sola cosa che ha fatto non si sa, che lui in questo momento, se lo sentite parlare, farò, e quello che non ha potuto fare dice colpa del Covid. Ma finiamolo. E perché il Covid non ha coinvolto anche la città di Messina? Perché noi qui dal 10% di raccolta differenziata abbiamo toccato ora il 60%, quasi il 60% a settembre, è ovvio che ci siamo dati da fare, lotta, destra in banca, Messina Servizi spremuta proprio fino all'essenziale, ha dato il massimo, l'assessore Mussolino che fa la sceriffa in giro, noi che lottiamo contro gli zozzoni, ogni giorno, telecamere, strategia. Questo significa ordinanze e tempolate, e questo noi abbiamo fatto. Però è ovvio che anche noi siamo in difficoltà, perché avendo somma le nostre teste, quel soggetto fallimentare di Musumeci probabilmente è collegato con le discariche private, non lo sappiamo noi, questo sarebbe da accertare. Buongiorno, perché continua a non realizzare gli impianti pubblici, la settima vasca di Bellolampo per esempio, e invece continuiamo a finanziare il sistema delle discariche private? Perché tra poco dovremmo portare il rifiuto all'estero, ci sono gli avvisi fatti, e perché i siciliani stanno pagando di più? Perché il buon Musumeci, per sviare il discorso, fa l'avviso sui termovalorizzatori o termoutilizzatori, come dice lui, quando ignorantone sa bene, o meglio è in malafede, non è ignorante, perché lui il tempo per leggere ce l'ha, sa bene che nei cosiddetti termovalorizzatori, buongiorno, si può, prego, da questo punto di vista arriviamo appunto in cui
si sostiene che bisogna fare termovalorizzatori che sono la soluzione di tutto. Ma scusa Daphne, ma i termovalorizzatori l'umido si può portare? No, non si brucia soltanto il secco. Il secco, solo il secco. Musumeci, ma perché non la finisci di continuare a vendere cavolate? Perché? Non hai fatto abbastanza danno, ma con quale faccia ti riproponi? E poi proprio a Catania, che è il simbolo del fallimento, della conseguenza del fallimento del tuo governo. Bella faccia che hai, proprio a Catania. Beh, io sono felice comunque che tu ti riproponi. Non ci sarà campagna elettorale, più semplice. Perché? Tu potrai scrivere i libri dei sogni, noi tireremo le somme, la matematica non è un'opinione e obiettivamente su tutti i fronti siamo in condizioni di poterti inchiodare al tuo fallimento, alle tue responsabilità. Bravo Nello, vai avanti così, che a noi verrebbe da piangere, però dico, ci viene da ridere, soprattutto perché assistiamo a quello che è l'autodistruzione del centrodestra. E Allah vorrà fare come nel 2012, no? Vai avanti per non restare a rere. Ma vedo che questa volta qualcuno si farà molto male come risultato di questa campagna elettorale. Buona giornata. Ciao Nello. Ah, salutami Richelieu, il buon razza detto Ruggero, il quale aveva promesso che non doveva più fare politica dopo le note vicende giudiziarie che ci sono state, ma è inutile, ce l'ha nel sangue. Ora ha ricominciato a pontificare politicamente e quindi ovviamente a uscire al naturale, perché d'altronde cunasce tunno non muore guasciato, caro Ruggerino.